Ecco che il miracolo si compie. Attenzione, signori. Questo che voi vedete è il quadro completo di cure e terapie naturali possibili. Ma che è sto shiatsu? È una cosa giapponese, funziona. Sì. Sì, è roba esotica. Signori, il mio studio di programmazione aziendale vi ha fatto una sintesi dei più collaudati sistemi di dimagrimento americani, francesi, svedesi, africani e indo-orientali. Con permesso. Che esperimento è questo? Uova sode. È l'ora della merenda. Attenzione ora. Qui dentro c'è tutto. Tecniche del digiuno, massoterapia, pratiche respiratorie, psicoterapie di gruppo, yoga, ginnastiche attive e passive, sempre che voi possiate attrezzare una palestra. Possiamo. Che possiamo? Che stai attento, che stai a pensare sempre al lavoro tuo, stai un attimo fermo, dai. Scusa, possiamo. E in dulcis in fondo c'è la pappa. La pappa? La pappa è quell'elemento che riempiendo lo stomaco al paziente lo illude di essere sazio e ve lo mantiene tranquillo. Questo computer vi darà la formula quando avremo formalizzato i nostri rapporti economici. È lui che formalizza. Io? Guardate, se si tratta di un privato, io stabilisco un compenso forfettario. Ma se è una società, io mi limito a una percentuale, un semplice 10%. Facciamo una società. Facciamo, possiamo, compriamo, vendiamo. Ma che è sto plurale? Non ho capito io, non ho proprio capito. Quale società? Qua mi tocca sventrare in casale, rifarlo, convince mia moglie. Rifà un parco, hai visto che parco che c'è? Ci sono 200 arbori secolari. Non so se rendo l'idea. E poi che faccio? Mi copo di cambiare dei debiti? Non ho capito. E poi scusa, ma te che ci metti? No, modestamente anch'io devo lasciare un'attività molto ben avviata. Un'attività? Ma te che va in giro con la valigia piena di cefali? Dai, andiamo, su! E non va appiccicato, per piacere. Scusate, forse a voi sfugge l'importanza di quello che vi sto proponendo. Questa qui è un'idea che potrà cambiare la vostra vita totalmente. Cosa ne pensate di questo mio slogan? Oh, a me mi fa senso sta pappa. Serva. Qua dice, di un appetitoso verde vegetale. Qua c'è venuto fuori uno shampoo. Vabbè, insomma, dagli il tempo di ossidarsi, poi magari viene fuori quella consistenza. Non parliamo d'ossidare. Se si incrosta la vasca, si incavola mia moglie che è già incavolata. Capito? Allora, diciamo che va bene diciamo, così. Diciamo, tanto è la prima volta, dai, assaggiala. No, assaggia a te. Io non mi fido. No! Com'è? Neanche male. Ma di che sa? Ma di patè, come un patè. Ma? Patè. Patè de nafta. Sembra di star lecca un pistone. Dai, asipa, andiamo. Vabbè, insomma, la miglioreremo, il computer ci darà una mano. Adesso piuttosto vediamo cosa succede nello stomaco, che è la cosa più importante. Dai, dammi quella, simuliamo la digestione. Sì. Che è questo? Acido cloridrico. No! È nello stomaco, c'è l'acido cloridrico. Sì? Sì. Guarda, si muove. Si muove e si gonfia. E bolle. Bolle, si muove, si gonfia. Ma che state facendo? Stiamo lavorando. Stiamo facendo delle prove di laboratorio, signora Samantha, cose molto importanti. Mi state rompendo le palle, guardate che razza di casino che state combinando. Vabbè, che vuoi, che sei venuta a fare, che vuoi? Al telefono, c'è il capo cantiere al telefono. Arrivederla, signora. Signora, una domanda, ma noi che gli andiamo a mettere nello stomaco a questi, eh? Beh, l'ha fatta il computer. Ci sarà da fidare se sto computer, eh? Insomma, il computer è il computer. Ma tu mi aiuti con st'idea, eh? Dico, tu mi aiuti con st'idea. Tu mi aiuti, dimmi che mi aiuti. T'aiuto. T'aiuto. Non mi guardare, mi fai paura quando mi guardi così, eh. E levami ste croste verdi, sennò quella chi la sente? Amore, è qui il geometra in linea? Dottore, sono arrivate le mattonelle per i bagni. E che faccio? Do il via al piastrellista? Chiaro, sì, certo. Ci sono problemi? No, problemi di che? Io ho già preparato gli effetti per lo sconto, ho chiesto pure la trancia del mutuo, quindi c'è altro? Sì, ci sarebbe dell'altro, dottore. Cioè? Quella vecchia, la nonna della signora. Ma quando la portate via? Perché? Che altro ha combinato? Mi scusi, dottore, ma ha tirato un mattone in testa a un operaio. Ma con tanti ospizi che ci stanno, ma proprio qui ma dovevate portare. Non si può più lavorare così. C'ha ragione, geometra. Le chiedo scusa e gli risolverò subito il problema. Va bene, grazie, buongiorno.
Samantha? Samantha? Che cosa c'è? Ti aspetti a portare via nonna dal cantiere, la rompe le palle e basta! Perché? Non può stare a casa sua? No! E perché? Perché? Perché è imbalsamata, perché sta in piedi col vento a favore e perché mi mena gli operai. Io adesso la prendo e la surgelo come una triglia. No, tu non me la porti via di lì, perché è 40 anni che ci vive, hai capito? Se me la porti via di lì, mi muore! Vabbè, amore, scusa, scusa, amore, senti. Cos'è? Ti doveste cambiare, dai. No, basso, no, rotto, dai, papà, dai. No, non firmo! Dai, stai scherzando, dai, amore. No, dai, ti prego, Bambi. Non firmo Bambi, più! Ti prego, lasciami, dai. Lasciami, Alfio! Bambi. Scimmia. Serpe. Strega! Sì, ma anche tu sei proprio un pirla però, porca miseria. Prima offendi la nonna e poi le chiedi di firmare le cambiali. E lo sai che le è affezionata, no? E poi la conosci, è nervosa, isterica. Si capisce che è una donna che ha bisogno di... De che? Del Sarago! Da quanto tempo, non... Ma che ti frega a te? In un momento come questo mi vieni a fare una domanda del genere? Sei cretino, sei! Comunque so 2 anni la prossima settimana. Come? La prossima settimana fanno 2 anni. Ci provo io, va? A fa che, oh! A chiederle di firmare le cambiali, scusa, Permesso, permesso. Scusi, signora. Signora, non faccia così. Che cosa devo fare con mio marito? Che mi ha combinato tutta questa tragedia che non so neanche come va a finire. Che i miei fratelli mi danno della scema. Che si è sposato un fallito scemo. Lei ha perfettamente ragione. Comunque le assicuro che è un ottimo affare. Lei dice? Beh, non mi ci sarei imbarcato con tutti gli impegni che ho in Italia, in provincia. Ho lì una valigia piena di convention. E poi non si dimentichi che suo marito è un fior di laureato. Ha solo bisogno di riqualificarsi verso se stesso e di realizzarsi. E lei lo recupererà come uomo di scienza e come maschio. Avete bambini? No. Vedrà cosa succederà su questo letto. Dai, Alfio, dammi sta penna, va. Amore. Dai. Veramente? Dov'è? Dai. Sei veramente gentile. Qua? Ti ringrazio. Ecco qua. Qua, 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 qua. Dove c'è scritto firma. Firma. Anche qui? Sì, amore, qua. Leggibile la firma, Leggibile. Sì. Senti, sai che pensavo? Che domenica prossima ce li puoi mandare al laghetto di Castel Gandolfo, che ti piace tanto, in quella bella stanza che... Dove se non qui? Bel nido, anche qui? Sì, sì, sì. Leggibile, Leggibile. Anche da questa parte? Alfio? Sì. Sì, amore. Sì, sì. Firma tutto. Brava, brava. Oh, brava. Alfio. Alfio. Ancora? Sì, che continua strazio. A firmare. Cambiali, anche questa? Sì, anche là, sì. Scusate, posso andare in bagno un attimo? Devi andare in bagno. Grazie. Troverai un po' in disordine, quindi... Sì, sì, sì. Ti va bene? Sì, sì, tutto bene. Ecco qua. Amore, grazie. Senti, tesoro, tu la nonna dall'ala la devi portare via, lo vuoi capire? Perché? Perché sì, perché rompe le palle. Oh, sempre con questa storia, Alfio. Tu vai? Devo andare di là. Dai, stai qua, ti prego. Sul fuoco, dai, lasciami andare, su, Dai, cosa c'hai? Devo andare no, di no, stai qua, dai. Alfio. Buttate qua, dai. Dai, non mi sembra il caso, dai, Alfio. Sono 2 anni che non facciamo l'amore. Cosa c'è un attimo decidamento. Fai, oggi Alfio, match, ti trovo diversa. Lo sai che ti conosco, Alfio. Ma che è sto profumo che c'hai? Lo sai che è buono? No, molto buono. Alfio, Alfio, scusa, lo sturo lavandino. Non so sotto la cucina. Ma si è tappato. E allora c'è molta umidità. Ho capito. Di conseguenza, sono che... fino qui. No, te l'ho capito. Sono 3 giorni che me ne stai sempre davanti. Signora, per piacere, sto lavorando. Abbia pazienza. Ogni volta che lavoro. Senti, ho messo agosto, va bene, 20 agosto, Ma è a 3 mesi. Sì, è 3 mesi. Ma questo non è un assegno, dottore, è una cambiale. Fatemi pia un po' d'ossigeno, sono dissanguato. Guarda, io veramente... Bene, dottore, va bene, arrivederci. Sì? Mettilo bene. E pende tutto a destra, mettilo un po' più in là, più al centro. Così? Al centro là, sì. Così? Sì. Senti un po', ma che messaggio ti arriva da quell'immagine, In che senso? Nel senso che ti rappresenta quel quadro, che ti comunica. E che mi comunica? A me mi comunica che quello che sta da dietro può fregare una fetta di pollo a quello che sta davanti. Ma va a morire ammazzato, va. Ah, dottore, a me mi comunica questo. O sa che gli dico? Che a me sto quadro mi ha fatto venire pure fame. Pure? Io stanco e vado a mangiare. Eh?
Che, piangi? Beh? Ho dato da mangiare al gatto la pappa nuova formula. Ma guarda te, sembri una pasce, sembri. Sì, sì, fai lo spiritoso. E se mi beccava in un occhio? Sì, ma il gatto te becca in un occhio, andiamo, su. E se mi entrava con una zampa in gola e mi strappava tutte le corde vocali? Ma un gatto t'entra con la zampa, devi le corde, devi le... Ma dai, a Silva, ma va. Ridi, ridi. Se qui mi viene un'infezione, io vado all'altro mondo. Non parlare più di altro mondo, non parlare più di morte, va bene? Non ne devi parlare con me. Se l'hai mangiata piuttosto? Eh sì. Volentieri? Guarda qua. Però funziona, vedi? Si è gonfiato. Porca miseria, pare mia moglie, pare. Non ti amo più, Jack. Tra un momento arriva, manca poco. Tutto è finito. Non c'è posto per rimpianti o recriminazioni. È questo quello che vuoi? Pensa a cosa accadrà al nostro figlio. Lui ha bisogno di te. Eccolo, eccolo. Oggi dimagrire non è più un problema. A pochi chilometri da Roma, in una amena località dove la natura trionfa, è sorta Villa San... Ma guarda come ci ha rovinato lo sole, mamma. Ma perché ci ha criticato? Deve ancora cominciare? Deve. Scusate un attimo. Seguiti da apprezzati professionisti di fama intercontinentale... Sì, ma apprezzati da chi? In reparti attrezzati con la più computerizzata tecnologia giapponese, potrete finalmente compiere il vostro piacevole viaggio verso la felicità, verso la bellezza, verso la salute. E verso la rovina. Ma tu guarda sta vecchia, mi ha rovinato pure lo spot, mi ha rovinato. Già detto che le devi portare rispetto. Attento, Alfio, eh. Quant'è, collega? 2 chili meno 10. Benissimo. Anch'io ero come lei, ma in 15 giorni sono diventata così. Villa Samantha, remember. Perciò ricordatevi, cari amici, che la vostra vita cambierà da così a così. Eh no, caro collega, la vostra vita cambierà da così a così. Perché? Perché è tutto grasso che cala. Ricordate, Villa Samantha, pagamento a risultati ottenuti.